Ciao ragazzi, sono Ezer e ben ritrovati in questo mio nuovo video qui su Star Citizen. E nella fattispecie quest'oggi andremo ad affrontare un po' di immagini che abbiamo scovato un po' in rete, un po' di leaks, un po' di anticipazioni sulla nuove, i nuovi arrivi che usciranno quest'anno effettivamente su Star Citizen. Questo ovviamente riguarda ancora la prima parte del primo quadrimestre del 2020. Un po' sfortunato con un po' questo coronavirus in mezzo, ma tutto potrebbe anche andare meglio e migliorare sempre di più. Leggiamo un pochino insieme le immagini che abbiamo trovato e cosa possiamo anche capire da esse. Davanti a noi troviamo l'immagine della nuova Nuba Beige, dove ovviamente troveremo nuovi portelloni, nuovi corridoi, nuove zone, nuove aree, nuovi interni. Difatti gli sviluppatori stanno lavorando proprio nella zona di atterraggio di Nuba Beige e sono all'incirca al 60%, quindi hanno chiuso un bel po' di lavoro su di esso. Siamo 18 su 30 per intenderci. Nell'immagine che possiamo vedere invece, magari questa qui potrebbe anche essere un'immagine che presume che ci saranno dei luoghi dove i nostri personaggi potranno aggrapparsi e in un certo modo fare climbing. Qui invece ritroviamo alcune zone per Microtech e le aree della metropolitana, nella fattispecie, che ti permetteranno di raggiungere altre e varie aree per quanto riguarda Star Citizen, o meglio per quanto riguarda Nuba Beige e l'area sopra Microtech. Ovviamente qua una ripetizione dell'immagine precedente per permettere a tutti quanti di riuscire a vedere un pochino meglio il tutto. Come possiamo anche vedere, ci sono un sacco di nuove aree. Forse questa dovrebbe essere la parte della cupola che potete anche rivedere su Microtech. Ovviamente tutto qui è in lavorazione e tutto avverrà presumibilmente nelle prossime 2 settimane. Sostanzialmente gli sviluppatori si stanno mettendo veramente la passione in questo ultimo periodo. Ci saranno un sacco di miglioramenti NPC, sia civili che sono in programma, utilizzo di coperture V1, ahimè questa qui dovrebbe essere spostata alla patch attuale, ma mi sa che tutto verrà rimandato. Le prigioni, nuovo programma 3.9 assolutamente presenti. Qui ovviamente potete anche vedere nuove immagini dell'area dove potranno atterrare le nostre Cutters Black, le nostre varie astronavi, gli hangar in sostanza, che possiamo vedere anche all'Orbil. Un nuovo tipo di inventario, come possiamo anche vedere dalle immagini, che andrà a sostituire quello attuale. Grande, grandissima ed efficientissima scelta, io non mi ci trovo proprio. Come possiamo vedere qui invece dall'immagine che vi pongo ai vostri occhi, qui ci ritroviamo prima all'interno di un tram, adesso invece dentro la zona che ci ospiterà quando ci alzeremo, un po' come avviene sostanzialmente con l'Orbil. Hearthstone, nella fattispecie, può dare un esempio. Quest'ultima invece dovrebbe essere la signorina che ci permetterà di settare nuove zone per andare da una parte all'altra di Microtech. Molto nella fattispecie questo aggiornamento avrà un focus bello e pronto solo su 2-3 grandissime 4 realtà: Microtech, le 3 lune di Microtech e diversi sistemi di fixing, qualche cosa in più, qualche nuova taglia, qualche nuova missione, come difatti la missione di Giver e di Power, che sta al 24%, ma vedremo, magari tutto potrebbe migliorare nelle prossime settimane, o nella prossima settimana, si spera. Rework ovviamente della Cutlass Drake, la versione blu, Drake Vulture, si parla di un'implementazione del gioco, ma niente ancora certo. Il miglioramento con una origine M50, ahimè nessun miglioramento della Titan anche oggi. Qualche nuova arma potrebbe giungere e questo potrebbe farci molto piacere, come possiamo vedere anche dalle immagini. Ritorno magari in certi momenti alle immagini precedenti perché ci sono alcuni dettagli, come ad esempio questo dell'armatura che cambia e possiamo vedere come infatti può essere il suo effetto della neve sull'armatura normale, sulle undersuit che tutti quanti ne conosciamo e utilizziamo. Come possiamo vedere anche dalle immagini, difatti tutto cambierà in meglio, si spera almeno. Qua vediamo anche i nuovi tipi di hangar che possiamo ritrovare all'interno di Microtech, ne saranno all'incirca 20,
e ovviamente nuovi customizzabili, nuovi vestiti, nuovi comportamenti per quanto riguarda i personaggi, nuovi movimenti. E questo sinceramente è una grandissima idea da parte degli sviluppatori. Finalmente qualcosa in più. Finalmente qualcosa in più da poter toccare con mano e apprezzare maggiormente. Ovviamente, come possiamo anche vedere dalle immagini, Welcome DC Microtech sta a indicare che ci saranno vaste aree di Microtech all'interno. Quindi, ovviamente, come avviene con l'Orville, treni a tutta forza, movimenti a tutta forza, da destra e sinistra. Le solite aree, i soliti controlli. E qui possiamo vedere ancora come può diventare bianca completamente la nostra Undersuit. Qui una piccola immagine invece che ci mostra come si comporta il tutto. Io sono Azer, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Addio, ciao ragazzi!